tutte. Il trucco che vi propongo oggi è quello che avevo nel video in cui vi parlavo della mia esperienza con il Derma Roller. È nato per puro caso e, come spesso mi capita, mi è piaciuto molto, per cui ho pensato di proporlo anche a voi. Vi faccio vedere all'opera degli ombretti che non so se vi ho mai mostrato in qualche mio trucco con voi. Comunque ci saranno gli unici due ombretti dell'Alchemilla in mio possesso, tre ombretti della Nabla e vari altri prodotti qua e là. La base è quasi tutta fatta da prodotti puro bio. Insomma, vi lascio alla proposta, fatemi sapere cosa ne pensate. Inizio dagli occhi, vado a stendere la base e io userò questa qui della Lorac. Vado quindi a prelevare l'ombretto che metterò sulla palpebra mobile, e questo è, forse voi lo vedete falsato come colore, comunque questo è Iolite della Alchemilla. Iolite è un colore veramente spaziale, ci vuole un po' perché diventi completamente uniforme. Forse stendendolo con il polpastrello si avrebbe una resa più immediata, però è un viola veramente spaziale, è super violissimo e dura tanto sulla palpebra, e mi è capitato più volte che dopo lo struccaggio me la lasciasse anche un po' tinta, per cui è veramente super super strong. Guardate che roba, non è sicuramente un ombretto che passa inosservato. E dalla stessa palettina, che tra l'altro è una palettina di neve, vado a prelevare l'altro dei due ombretti, ne ho solo due, di Alchemilla che ho, e questo è Malachite, che è questo bel verde grigio, sembra tipo un verde militare. Lo vado a prelevare con un pennellino piccolo e lo porto, dopo aver rimosso l'eccesso, lo porto sotto la rima ciliare inferiore. Sapete che a me piace molto il contrasto tra colori freddi e colori caldi, quindi nella piega andrò a mettere dei colori caldi e andrò a fare un mix tra caramel e petra di Nabla. Quindi vado a prendere un pennello da sfumatura, inizio con caramel e lo porto nella piega, però nella parte più alta, diciamo, dove c'è l'osso. Adesso con un pennellino da sfumatura più piccolo e quindi più preciso vado a prelevare petra e vado a sfumare il viola di Iolite con caramel di Nabla. Adesso dalla collezione Mermaid di Nabla vado a prendere, e qui lo preleverò con il polpastrello, vado a prendere Selfish e lo andrò a picchiettare sopra Iolite. Iolite è un colore opaco e in questo modo gli do questo effetto glitteroso bagnato che mi fa veramente impazzire, secondo me è bellissimo. Guardate che roba, è diventato immediatamente super tridimensionale, veramente stupefacente. Completo il trucco occhi con i miei soliti due illuminanti, quello opaco e quello shimmerino dalla Lorac Pro, quindi vado a prendere cream e lo porto sotto l'arcata sopraccigliare, poi vado a prendere nude, che invece è shimmerino, e lo porto sul condotto lacrimale.
Con gli ombretti ho finito, però vado ad aggiungere la Dark Nude di Nabla, se riesco ad aprirla, nella rima interna dell'occhio. Ciglia e sopracciglia le vado a fare come ultima cosa. Adesso passo alla base e come sapete ultimamente come base io sto usando semplicemente il correttore sui punti più problematici e la cipria. Il correttore è questo di Puro Bio nella colorazione 03. Coperte in la maggior parte, insomma, delle imperfezioni. Vado adesso a fissare il tutto e a opacizzare il resto con la cipria di Puro Bio nella colorazione 04 e l'applico con il ciccione di neve. Sto andando a picchiettare la cipria e non a stenderla, un po' perché non voglio che si sposti il correttore da dove l'ho messo, ovviamente, e un po' perché picchiettandola ho quantomeno l'illusione che penetri di più nella pelle, diciamo, e quindi magari duri un pochino più a lungo. E in ogni caso con sti caldi, ovviamente, dopo un po' ho la fronte che mi si lucida, per forza di cose. Finito con la cipria, vado a stendere sul collo e per un po' di contouring la terra, sempre di Puro Bio, nella colorazione 01, la solita. Non abbondo sul collo perché ormai mi sono abbastanza sbiancata. E quindi ho dato solo un leggero strato e adesso vado anche a definire un po' gli zigomi. Come blush vado ad utilizzare questo di Deborah nella colorazione 10, si chiama Dark Pink ed è questo bellissimo rosa malva che secondo me si intona all'ombretto freddo, quindi al viola che ho messo sugli occhi. Mascara, vado ad utilizzare le Film Noir di Nabla. Ne metto un po' anche sulle ciglia inferiori. Vado a fare le sopracciglia con la mia solita Mercury di Nabla. Vado a completare il trucco con le labbra e userò questo rossettino della Essence, il numero 07 Natural Beauty. Ed ecco qui quindi la mia proposta di trucco con prevalentemente prodotti Alchemilla, Nabla e Puro Bio. Fatemi sapere cosa ne pensate. Io ovviamente vi ringrazio per aver guardato il video, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!